bici si chiude andando a Polenta. Sei settimane, 4 di successo, poi ce lo racconta lo stesso Alfiero Verdini, l'organizzatore di questa manifestazione di iniziativa che nelle Marche ha fatto status quo, cioè è stata una delle più importanti manifestazioni che ormai dopo 15 anni fa parte proprio della struttura organizzativa delle manifestazioni enogastronomiche della nostra regione. Stiamo nell'ultima domenica dedicata alle donne, l'abbiamo voluta appunto far coincidere l'ultima domenica della polenta dell'8 marzo per completare questo arco di festività tra febbraio e marzo. E quest'anno le domeniche sono divise in due parti. Le prime quattro hanno avuto il tradizionale straordinario successo di partecipazione di ospiti non solo marchigiani ma anche romagnoli, umbri e abruzzesi. Amici, Angelo Sgreccia è uno dei più importanti ristoratori della provincia d'Ancona e il suo piccolo Renche, che ovviamente ci ospita per la chiusura di Andando a Polenta, ci dice perché bisogna stare sereni anche nelle prossime settimane nei ristoranti, soprattutto perché si rispetta le norme igieniche, a cominciare dalla temperatura. Certo, perché no? Ma i miei clienti mi conoscono, io sono molto premuroso, noi facciamo prevenzione con l'aceto di alcol, no? E il telelaser per misurare la temperatura. E poi la cosa più bella è che adoperiamo prodotti marchigiani e italiani.